Benvenuti ancora su Non è la radio con le nostre interviste. Do subito il benvenuto al nostro ospite di oggi che è Marco Scarponi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi, segretario della Fondazione Michele Scarponi, che naturalmente tutti ricordiamo, che sarà, diciamo, dalle nostre parti, ecco, in maniera un po' generica, lunedì 4 di luglio, per l'inaugurazione di una targa dedicata proprio a Michele. Chiedo a Marco di raccontarci, insomma, questa iniziativa senza fare ulteriori anticipazioni. Beh, saremo, come dire, il 4 luglio, lunedì, al Colle dell'Agnello, più che altro nella discesa, nella parte francese, per ricordare e onorare Michele, mio fratello, che è stato un ciclista, un grandissimo ciclista, un professionista, scalatore, che proprio sul Colle dell'Agnello fece un'impresa importantissima, che poi è diventato il simbolo della fondazione della nostra lotta contro la violenza stradale. Michele, il 27 maggio del 2016, stava disputando la terz'ultima tappa del Giro d'Italia che da Pinerolo andava a Risul e doveva scalare il Colle dell'Agnello, che era la cima coppi di quel giro, 2744 metri di altezza. Ebbene, Michele era un gregario all'epoca, gregario di Vincenzo Nibali, il suo capitano, entrambi all'Astana. E andò in fuga, attaccò tutti e arrivò da solo sul Colle dell'Agnello, quindi vinse il Gran Premio della Montagna, ormai aveva la vittoria in tasca, però durante la discesa successe qualcosa. Infatti dietro il leader, l'olandese Kruijswijk, cadde contro un muro di neve, perché c'erano questi muri di neve lassù, e quando si rialzò era molto acciaccato. Nibali, che era lì accanto, della terza in classifica, prese, come dire, l'occasione al volo per attaccarlo e sfilargli la maglia rosa, ma aveva bisogno a questo punto di un gregario per aiutarlo nell'impresa. E quindi a Michele viene chiesto di fermarsi, di aspettare Vincenzo per poi, no, aiutarlo a conquistare quel giro. E Michele, proprio ai piedi di questa discesa, decide di fermarsi, mette proprio il piede a terra, stacca il piede al pedale, si ferma e aspetta Vincenzo. Aspetta Vincenzo, poi quando arriva e si mette davanti, da tutto quello che ha in corpo, pedala per tantissimi per chilometri davanti e aumenta il vantaggio dalla maglia rosa. Quando non ce la fa più, si sposta. Vincenzo scatta da vincere quella tappa. E questo piede a terra di Michele per noi è diventato un simbolo, perché dopo la sua morte, avvenuta il 22 aprile dell'anno dopo, del 2017, come logo, come simbolo della fondazione, abbiamo scelto questo piede a terra. Il nostro logo è un ciclista che è fermo e ha un piede a terra, perché vogliamo proprio dire al più forte sulla strada, come era Michele quel giorno, che Michele quel giorno era il più forte, dire: metti il piede a terra, aspetta, che la vittoria più bella non è la tua vittoria personale, ma la vittoria di un altro, la vittoria di tutti, okay? Quindi arrivare al traguardo tutti insieme è la vittoria più bella. Quindi questo piede a terra che nel ciclismo è un gesto di debolezza, perché si dice che la maglia rosa non mette mai il piede a terra, no? Perché chi mette il piede a terra è colui che non ce la fa più, ok? E per noi invece è un gesto di forza, perché Michele quel giorno era il più forte e ha messo il piede a terra per aiutare Vincenzo. Beh, quella Quindi è stata una giornata che sicuramente gli appassionati di ciclismo non dimenticheranno facilmente, anche perché poi Michele era molto amato, non solo, come dire, nel carrozzone del ciclismo, quindi non solo all'interno, ma aveva anche tanti tifosi che gli volevano bene. Quindi fisicamente proprio ci sarà una targa che verrà inaugurata, esatto. scoperta proprio lunedì, e diciamo che ricorderà tutti quelli che passeranno da quelle parti questa giornata e quel momento, no? Sì, lunedì alle 11:30 saremo lì insieme al comune della parte francese, si chiama Villevieille, mi sembra, di Queyras. Non so bene la pronuncia, sicuramente ho fatto una gaffe, però quindi che già ringrazio, ma soprattutto vorrei ringraziare il nostro associato, il nostro socio della fondazione partecipante, Fabio Pellegrino di Cuneo, che si è impegnato affinché tutto questo potesse accadere, e quindi c'è stata una forte, no, quindi, come dire, azione da parte dei nostri amici di Cuneo.
Bello. Ti chiedo ancora una cosa, Marco. La vostra fondazione ormai da diversi anni è promotrice di iniziative proprio legate alla sicurezza stradale. Insomma, ci racconti un po' quali sono queste iniziative? Beh, la fondazione ha 4 anni, il prossimo anno faremo 5 anni e ci prendiamo soprattutto per porre all'attenzione di tutti, ma soprattutto del governo, anche dei nostri politici, oltre che dei singoli individui, il grande tema della violenza stradale. Noi ci impegniamo nelle scuole, siamo molto attivi con l'educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale, incontriamo tanti studenti, stiamo facendo nuovi progetti proprio dedicati a questo e speriamo che l'educazione stradale entri nelle scuole in maniera decisa e strutturata, no? Quindi che ci sia sempre. Poi ci impegniamo anche nello sport, siamo molto vicini al ciclismo, soprattutto al ciclismo giovanile. Abbiamo creato una scuola di ciclismo a nome di Michele, qua nelle Marche, e poi ci dedichiamo anche ai familiari delle vittime della violenza stradale. Altri progetti che stiamo mettendo in piedi sono appunto di assistenza psicologica e legale per i familiari delle vittime, perché conosciamo molto bene il tema e sappiamo che sono comunque persone lasciate un po' abbandonate al proprio destino, questo non è degno di uno Stato che si reputi civile. Quindi sono questi sopra giù i nostri temi, ecco, fondamentali. Abbiamo anche inaugurato una ciclofficina qua in paese dove offriamo anche un inserimento lavorativo a persone con disabilità. Quindi siamo dalla parte, come dice il nostro slogan, dei più fragili, dei più deboli, affinché la strada diventi più forte. Il nostro slogan dice la strada è di tutti, a partire dal più fragile. Mi sembra un gran bel messaggio. Per chi volesse saperne di più, c'è un sito che è fondazionemichelescarponi.com, giusto? Esatto, c'è un sito, potete andare lì, saperne di più, potete sostenere la fondazione in tanti modi, con una semplice donazione, iscrivendovi, diventando partecipanti, come ha fatto il nostro amico Fabio Pellegrino di Cuneo, e riceverete anche in omaggio il libro su Michele, scritto da Marco Pastonesi, si chiama Caro Michele, oppure potete anche donare il 5 per 1000 alla fondazione scrivendo il nostro codice fiscale nell'apposito spazio destinato, no, alla denuncia dei redditi. Quindi sosteneteci, stateci accanto perché possiamo veramente cambiare la strada nel nome di Michele e di tutti coloro che ingiustamente hanno perso la loro vita in maniera violenta sulla strada. Bene, io ringrazio Marco Scarponi dandogli un arrivederci perché, piccolo spoiler, sarà dalle nostre parti nei mesi a venire, non diciamo nient'altro. Buon lavoro, in bocca al lupo per lunedì. Grazie a voi e niente, un grande abbraccio.